Alessio Grillini aveva lanciato un appello a fine aprile a favore dello sport e dell'attività sportiva. Nei giorni di picco del contagio del coronavirus, infatti, in Italia chi praticava sport era stato visto da molti come un untore, una fonte di diffusione della malattia. Dopodiché era arrivato il confinamento a casa per tutti. Quando vennero annunciate le nuove disposizioni per chi pratica sport singolarmente, era quindi arrivato l'appello di Grillini per una nuova campagna di comunicazione dedicata allo sport, dopo la visione distorta che si era creata in parte della cittadinanza. Per questo appello sono arrivati i ringraziamenti di Giovanni Malagò. Questa cosa mi ha fatto molto piacere e sicuramente Malagò ha dimostrato di essere una persona che prima di tutto, oltre che rappresentare il movimento sportivo italiano, se vogliamo, è anche una persona che dimostra veramente di avere a cuore lo sport in generale e dimostra anche di avere a cuore quelle che sono i sentori, le sensazioni inerenti sempre allo sport sul territorio. Ecco, la sua risposta mi ha fatto molto piacere e mi sento onorato anche della sua risposta, e devo dire che purtroppo è l'unica, perché il mio appello, la mia lettera, la mia missiva era indirizzata non solo a Malagò, ma era indirizzata prima di tutto al presidente Bonaccini e anche ai presidenti delle federazioni che bene o male possono rappresentare quelli che sono gli sport individuali come la corsa, come la bicicletta. Ecco, quindi avevo cercato di coinvolgere più parti. Diciamo che Malagò è stato l'unico che mi ha risposto anche con grande eleganza. In questi giorni, lo vediamo in giro, ci sono molte persone che sono tornate a praticare l'attività sportiva singola. Che cos'è che a lei ha dato maggiormente fastidio durante appunto la fase di emergenza nei confronti di voi praticanti? Ma alla fine, durante la fase di emergenza, chi correva da solo in campagna rischiava di essere picchiato, ecco, come se fosse davvero un untore, era stato preso a capo espiatorio il runner piuttosto che il ciclista, ecco, quando invece fare movimento da soli tante volte per molti vuol dire sconfiggere la depressione, lottare contro delle malattie, sentirsi comunque in forma, lo dice anche l'OMS, che anche in questo momento di pandemia, soprattutto in questo momento di pandemia, fare comunque attività fisica, soprattutto all'aria aperta, con i raggi del sole, eccetera, fa bene ed è consigliato. Quindi la stessa regione aveva ammesso che aveva vietato questo per dare l'idea di un regime stringente, ma che non c'era nulla di pericoloso in chi svolgeva attività fisica individuale. Purtroppo la gente non l'aveva presa così, e la cosa che mi è dispiaciuto è che, al di là del fatto di dover fermare o no, perché alla fine ci siamo fermati tutti a un certo punto, la cosa che mi è dispiaciuta è stata proprio quella dove nella mentalità del cittadino medio che non pratica sport si è creato quasi un gap ulteriore, no? di considerazione per chi all'indietro, però un gap negativo per chi comunque pratica attività sportiva, per chi comunque anche in questo periodo ha voluto magari dimettersi, ben venga, ecco, l'importante è disincentivare gli atteggiamenti negativi, cioè gli assembramenti che chi pratica in maniera vicina. Per lo sport in questa fase 2 che cosa ci vorrebbe? Ma per lo sport in questa fase 2 quello che io chiedevo era comunque una campagna, partire da una campagna di sensibilizzazione e di valorizzazione di quella che è l'idea comunque del benessere, del mantenersi in forma, del continuare a praticare sport, del valore di fare sport, del valore di comunque avere l'ambizione di mantenersi in forma.